Tutto quello che andrete a vedere è stato fatto nel massimo rispetto e nel rispetto delle regole. In questo luogo è possibile fare riprese fotografiche e video per uso personale. Per fini commerciali o con l'ausilio di droni è necessario sottoscrivere e compilare un modello richiesto d'autorizzazione. Buongiorno ragazzi, oggi vlog. Sono quasi pronto, sto andando a Genova, più precisamente a Genova Brignole. E sto andando al cimitero monumentale che c'è appunto a Genova Brignole. È un posto fantastico, mi hanno detto. Ho visto un sacco di foto, veramente, veramente bello. Più che un cimitero, è una specie di museo all'aperto con tante statue. Non sarò da solo, con me ci sarà mia amica Misha dell'altra volta e penso la sua coinquilina. Passeremo un pomeriggio lì prima che poi chiudano tutto con questo nuovo specie di lockdown, chi in zona rossa e chi in zona arancio. Beh, ragazzi, intanto che ci sarò, scatterò anche un paio di fotografie. La giornata promette bene, c'è sole, fa già caldissimo. Niente, speriamo per il resto rimanga un bel tempo così. Ci siamo portati anche da mangiare, faremo una specie di picnic lì dentro. E ora stazione e treno. 20 minuti di ritardo, come sempre Trenitalia, no? Grazie, alla fine abbiamo recuperato la nostra amica Misha, la sua coinquilina Laile, e non so se le ho inquadrate. E niente, siamo a Genova. Ragazzi, abbiamo preso un autobus, adesso l'abbiamo cambiato perché non arrivava a destinazione. Adesso tra i vari Google Maps arriveremo a destinazione, spero. Ragazzi, è là. Guardate già da fuori la maestosità e la bellezza. C'è tipo una foresta dietro e le montagne. Beh, ragazzi, siamo dentro e niente, qui è molto famoso appunto perché ci sono tante tante statue, tanta gente viene appunto a fare foto, video. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Signorina presente sta dicendo che in una parte qua sopra dovrebbe esserci una scena che è stata usata per il film di Dorian Gray. Ragazzi, direi che come posto per essere seppelliti è da sogno. Qualche foto, ma l'altro mio obiettivo si è bloccato nuovamente. Infatti sono abbastanza incazzato, quindi sto usando questo, ma manuale, e per certe cose non va molto bene, soprattutto quando devo puntare e scattare veloce, e in più è tanto tanto zoomato, quindi sì, ho spazio, ma non mi becca tutta la scena che vorrei beccare, non è grandangolare. Wonder where are you now?
vero, no? Inquadravo il tabacco. Penso le tette lì. Un strano, ragazzi, perché qui si cammina sulle tombe e sono tutti corridoi così, pieni, pieni, pieni. Questo posto è enorme. Devo insegnare a fare delle foto alla signorina qua presente. No, insegneremo a lei, magari apprende più facilmente. Ti ripeto, io sono abituata a stare dall'altra parte dell'obiettivo. Una volta qua si vedevano tutte le bare. Guarda. Sì, che c'è. No, non c'è. No. Boh, quella è una bara, no? Mancano le però ora è anche tardi, sta per chiudere. Stavamo cercando la tomba che è stata usata per l'album dei Joy Division, in cui c'è l'angelo sdraiato con una mano sul volto, solo che non la stiamo trovando. Ce n'è veramente tantissime, ragazzi, sono spettacolari alcune, belle belle. E finisce che ci chiudono dentro. Ragazzi, mi hanno detto che l'hanno appena trovata, quindi andiamo a vedere la tomba usata per l'album dei Joy Division. Comunque, ragazzi, non so se ci fate caso, hanno dei colori stupendi, perché la polvere le ha dato queste colorazioni, più sfumature, e sembrano ancora più reali. Beh, ragazzi, alla fine siamo tornati in mezzo ai vivi, non so se era meglio stare dai morti. Però a parte questo, niente, spero vi sia piaciuto questo viaggetto in mezzo a queste antiche tombe. Ragazzi, kebab per chiudere il video. Spero vi sia piaciuto giretto al cimitero, era molto molto figo, ci sono un sacco di robe fighe, torneremo sicuro perché non abbiamo fatto in tempo a girarlo tutto, mi sono perso a far foto, video, eccetera eccetera, quindi vi porterò sicuramente un'altra volta perché è un posto infinito. Niente, vi ricordo di lasciare tanti like, tanti commenti, e niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella.